Matte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Ero molto curioso di sapere che tempo fa a Varsavia, dove il Napoli dopo pranzo partirà. Il tempo è buono, sono 7-11 gradi, quindi fa freddo, però c'è sole e nuvole, non come a Napoli, che è diventato veramente un delirio. E dalla mia voce si sente pure che il tempo ha fatto il suo corso su di me. Buongiorno Andrea Falco, tu stai meglio? No, in realtà no sono pieno di una cosa di un po' di catarro che mi sale lentamente un giorno di più, ma va bene così. Allora ti dico che ti salirà tutto quanto, perché io ho avuto lo stesso decorso. Lo so, quindi, proprio così, proprio in maniera direttamente proporzionale giorno per giorno. E guarda che non si è salvato nessuno, proprio in Italia tutti quelli che senti stanno così. Va bene. Torniamo alle cose nostre, dai Andrea. Sono folli ormai. E domani si gioca con la pioggia, però a Varsavia. Vedevo, mi è incuriosito col meteo, porta pioggia per domani, poi vediamo che succede. 0816363663 per parlare con noi, sperando che voi abbiate una voce migliore. 3396669990 per tutti i vostri WhatsApp scritti e vocali. Vabbè, il mio meteo dice che non piove domani a Varsavia, però probabilmente è più attendibile il tuo. Ma piove o non piove? Qual è la formazione? Qual è la formazione? Andrea Falco, dammi la tua formazione, vai. Ma la mia formazione è Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Koulibaly, Juan Jesus. Ok. E poi ci metto Elmas, Dem, Zielinski. Bene. E Lozano. Lozano, Mertens, tu insisti. Lozano, Mertens, Politano, cioè al contrario, però Politano a destra e Lozano a sinistra. Quindi non gioca Insigne secondo te domani e gioca Mertens. Ma potrebbe essere, lo so. Io credo che giochi Petagna, poi magari mi sbaglio. Ma io spero però che la giochi Petagna, attenzione. Che si possa cominciare con Petagna. È una partita nella quale ricordiamo che la Legia mi pare che abbia perso le ultime 5 di campionato, no? Quindi è in zona retrocessione. Credo che a questo punto farà più turnover la Legia che il Napoli, e ci sta pure questa roba qui, caro Andrea Falco. Ci può stare, intanto sta parlando il tecnico, il nuovo tecnico della Legia, Golobieschi, in conferenza stampa, che insomma dice che domani non sarà una festa funebre, sarà sicuramente una festa positiva nell'affrontare il Napoli. Noi speriamo che il risultato comunque possa sorridere agli azzurri. Più tardi proveremo anche a collegarci con la Polonia, magari per saperne qualcosa in più su come arriva la Legia a questa parte. 081 63 63 63 per raccontarci il vostro momento sul Napoli, per capire se è giusto come sta facendo Spalletti, cioè schierare 7 calciatori diversi rispetto alle partite di campionato. Ma ci sarà certamente qualcuno che dirà no, dobbiamo giocare con tutti i titolarissimi. Però sentiamo qualche messaggio vocale arrivato al 339 666 9990. Vai. Buon pomeriggio, ciao Emma. Ciao Rosaria. Complimenti ciao. Sempre per la trasmissione. Grazie. Da Rosaria. Senti, ti volevo far vedere, mo ti mando infatti un video, una foto che ho fatto a Piazza Garibaldi ieri, perché poi sono andata al cimitero insomma dai miei, e quindi mi sono trovata lì per prendere la Circumva Vesuviana, e ho visto questa grande bella cosa che hanno fatto, questo campetto dedicato al grande Diego Armando Maradona. Forza Napoli, ce la faremo anche giovedì. Grande. Manda Rosaria, vediamo questo campetto di cui parli. Ma sentiamo anche al telefono il nostro primo radioascoltatore, c'è Leone. Buongiorno Leone. Buongiorno Raffaele, e buongiorno anche al signor Falco, che è un po' costipato. Buongiorno. E io gli do anche i miei, come dire, auguri di prendere gli abiti. Pensavo gli volessi dare una cura, invece solo gli auguri, vabbè. No, vabbè, cura in questo momento un po' di aspirina, vitamina C. Il suo corso. E vitamina C. Ma sì. Senti Raffaele, io gentilmente vorrei un po', come dire, argomentare questo mio discorso che vorrei fare a voi, perché per me la matematica non è un'opinione, ma è un fatto reale. Allora, allo stadio San Paolo la media oggi degli spettatori è di 20.000 posti, 20.000 persone che stanno andando allo stadio, sì. Giusto? Con il 75% arriviamo a 40.000.
Ora io sono stufo di sentire che lo stadio non si riempie per i 2-3 mila tifosi ultras che vanno sia nella curva A o nella curva B. Veramente sono stufo, perché gli altri 30.000 persone che dovrebbero andare allo stadio, tranne questi ultras, ma dove stanno? Quindi il problema è un altro, è il problema che la società mette dei prezzi veramente assurdi, perché per una partita col Verona 25 euro la curva, ma cioè, ma quanto mi viene a costare questa partita allo stadio San Paolo? Il viaggio, il mangiare, il parcheggiatore, eccetera eccetera. Allora, voi che siete dei giornalisti molto attenti e precisi, per cortesia mi spiegate per quale motivo questo stadio, una squadra prima in classifica, non deve avere un supporto del pubblico? Caro Presidente, lei veramente non è il primo tifoso del Napoli, glielo dico con tutto il cuore. Va bene, abbiamo accolto il tuo sfogo, certamente la risposta non la dobbiamo dare noi dobbiamo soltanto dare delle indicazioni, perché non abbiamo risposte su questi argomenti. E dico, vedendo gli altri stadi, non ultimo l'Arecchi, con quella bellissima curva tutta appassionata della formazione granata, bellissima, perché vedere il calcio così ti rianima. Ma io mi chiedo, ma all'Arecchi erano tutti seduti ai loro posti, proprio in maniera precisa? O c'è una vessazione nei confronti dei tifosi delle curve del Napoli? Perché noi dobbiamo fare questo. Qui non si tratta di fare i fiancheggiatori dei gruppi organizzati. Qui parliamo di un fatto di legittimità. Allo stadio Arecchi erano tutti seduti ai posti riguardanti il loro biglietto? Cioè il biglietto corrispondeva al posto dove stavano? No, ma lo dovete dire, perché sono dei fenomeni se riescono a tifare tutti insieme, seduti tutti quanti al loro posto, o meglio secondo quello che il biglietto attesta. Perciò io credo che si stia esagerando, non so chi voglia tutto questo, però si sta esagerando in una stagione nella quale il Napoli mai come quest'anno ha bisogno dell'apporto dei tifosi, quelli delle curve. Se poi tutto il resto dello stadio riesce ad essere altrettanto entusiasta, appassionato, coinvolgente, ben ben, ma tanto non ci riescono, perché appena il Napoli fa un'azione sbagliata tutti quanti si ammosciano e non tifano più. Invece nelle curve si tifa per 95 minuti. Volete tutto questo? Bene. Poi non vi lamentate se il Napoli non ha un sostegno adeguato come meriterebbe e come ci sono in tutti gli altri stadi d'Italia. Io non lo so, dobbiamo fare questa indagine, Andrea, anche attraverso le nostre conoscenze. In quali altri stadi d'Italia sono arrivate le multe ai tifosi che invece di sedersi al posto 18 si sono spostati al posto 22, che era libero, per stare vicino a un loro amico col quale sono andati allo stadio? Oppure quel papà, al momento non ho testimonianze, poi dovremo dobbiamo cercare, verifica, abbiamo capito, in altri stadi d'Italia succede che vi arriva la multa a casa in maniera perentoria e precisa perché vi siete spostati di posto? Io credo di no, però faremo questa indagine. Fermiamoci adesso per qualche istante, poi torniamo in diretta. Ricordo lo 081 636 363 per raggiungerci al telefono. A tra poco. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Eccoci qua, allora siamo tornati in diretta. L'argomento ovviamente stimola molti commenti, per esempio c'è un amico che non si firma e dice: forse c'è un accanimento contro gli ultra, ma lo condivido. Lo stadio non è il loro e le regole sono regole fuori e dentro dello stadio. Il fatto poi che in altri stadi non si rispettino le regole non significa nulla, dovremmo essere orgogliosi che qui è diverso. Quindi siamo orgogliosi di non avere un pubblico che sostiene la squadra, come è successo alla Salernitana, all'Arecchi. Io mo mi chiedo una cosa, no? Ma se all'Arecchi, come dice questo amico, è così, c'è qualcuno che si lamenta che gli ultras chiedono di stare là davanti per sostenere la squadra? Non lo so, c'è qualcuno? Scriveteci, guarda, io mi lamento degli ultras della Salernitana perché io voglio stare là in mezzo. Ma io vorrei capire se c'è qualcuno che si lamenta di questo. Poi, quest'altro amico che ci dà una testimonianza diretta. Ciao Raffaele, ho fatto lo steward a Salerno e nessuno dei tifosi era seduto al posto loro assegnato,
e non ci hanno assolutamente detto di far sedere ai posti assegnati i tifosi. Solo all'entrata non potevano entrare i tifosi con residenza al di fuori di Salerno e provincia, ci scrive Nello. Quindi Nello è una testimonianza diretta. Lui ha fatto lo steward contro il Napoli alla partita Salernitana-Napoli e ha visto che non c'erano i tifosi nei posti assegnati. Ma io dico, ma è normale? Ma noi siamo allo stadio, non stiamo al cinema o al teatro, capito? Non siamo al teatro. Lo stadio è qualcosa di confusionario nel suo DNA. C'è l'assembramento allo stadio, è normale. Altrimenti io, quando il Napoli segnò l'1-0 contro il Real Madrid, non mi sarei mai trovato quattro file più giù rispetto a dove stavo senza accorgermene. Però poi ci sono i moralisti che dicono no, dobbiamo punire quelli che... Sì, puniamoli, puniamo quelli che veramente fanno un sopruso, però non possiamo punire tutti quelli che invece chiedono la cortesia di spostarsi per stare vicino ad un amico. Vabbè, comunque, torniamo a parlare di calcio, dai Andrea, perché abbiamo anche un ospite interessante. Sì, noi l'abbiamo conosciuto, Raffaele, come sì, collega, giornalista in Nigeria, molto informato sulle cose di Victor Osimhen, che è un suo amico. Oggi però su Transfermarkt lui risulta anche come essere un membro dell'agenzia che assiste, che cura gli interessi proprio del calciatore del Napoli. Quindi chiediamo anche qualcosa in più sulle sue condizioni a Oma Akatuba, che abbiamo raggiunto al telefono. Oma, good morning. Hi. Hi Oma, how are you? How are you? I'm very fine. Very fine. Good afternoon. Stai imparando, vedi, stai imparando l'italiano. Oh, ma sei anche tu un agente di Osimhen? Are you also an Osimhen agent now? Well, I work with him and I do a lot of work for him. So you can say that. Not his agent directly, but I work with him as well. Sì. Ok, non consideratemi un suo agente diretto, però sì, lavoro per lui, lavoro nella sua agenzia, quindi non abbiamo detto una sciocchezza, Raffaele. No, assolutamente, infatti abbiamo anche letto che è così, per cui diciamo che Osita Okolo è il responsabile di questa agenzia, mi pare si chiama Pavic, non ricordo bene, all'interno della quale ci sono sia il fratello di Osimhen e sia Oma Akatugba, mentre anche se non fa parte dell'agenzia, il rappresentante in Italia si chiama Roberto Calenda ed è l'unico autorizzato a parlare a nome di Victor Osimhen. Tu gli vuoi chiedere qualcosa, Andrea? Ma innanzitutto come sta? Insomma, è stata l'ultima partita, ci chiediamo se almeno per il Verona il Napoli potrà riabbracciarlo. Ma how is Victor now physically? He lost the last game and we hope to see him on the pitch again on Sunday. Do you think he will be ready? I think that he's relaxing and trying to recover for the next game. I cannot say if he would be ready for the Sunday game, but I think that he wants to be fit enough to play. He's doing his best to get fit and play so he can play on Sunday. Sì, dice non sono aggiornato, poi cercherò di sentirlo, non so benissimo come sta, non so se sarà pronto per domenica, sicuramente però lui è quello che vorrebbe fare, cioè lui vorrebbe essere in campo contro il Verona e farà di tutto per riuscirci, ecco. Sì, vorrei chiedergli una cosa relativa ai calci di rigore del Napoli, ma Victor sarebbe disponibile a tirare i rigori se Insigne gli chiedesse di farlo? Oh, ma do you think Victor will be available to take penalties if Insigne asked him to do so? Of course, Victor, you can see from the last game that he wanted to really take the penalty. Unfortunately, he couldn't because Insigne is the official penalty taker of the club. I think that Victor is ready to take responsibilities if given. He's a winner, he's a fighter, he's a guy that likes to be a leader, and he has shown that in the way he has played. He has always delivered. He's been in a fine form this season,
we saw how he was able to rescue Napoli in that game against, I think, Bologna, if I'm not mistaken, where he scored that late goal to salvage 3 points for Napoli. So that is the kind of player Victor is. He's a leader, he's a ball winner, and if given the chance to take penalties by Insigne, he will grab it with both hands. Mm. Anche lui si sente maluccio, però qualcosa... Sì. Però il suo inglese mi è molto più chiaro rispetto a quello di Osita, sinceramente. Sì, è vero. Insigne in realtà è pronto, cioè scusami, Osimhen è pronto dall'ultima volta, era pronto a calciarne uno in luogo di Insigne, purtroppo non ha potuto perché giustamente Insigne è il rigorista ufficiale, ma ciò che è certo è che lui è un leader, è un combattente, è uno che vuole essere in prima linea per portare punti al Napoli, insomma, per fare la differenza per il Napoli, quindi assolutamente lui si ritiene pronto a calciare i rigori se ce ne sarà la necessità, perché fa parte del suo essere. Ci racconta anche che dopo la gara con la Roma, per esempio, dove ha commesso qualche errore, era molto dispiaciuto perché lui si sente un leader di questa squadra e vorrebbe sempre fare il massimo per far sì che raggiunga la vittoria. Sì, io non so se hai altre domande, io ce l'ho un'ultima magari. Sì, un'ultima curiosità su questa storia dei social network che sta girando un po'. Gli chiediamo insomma come li usa Victor, se qualcuno gli ha consigliato come usarli. About this the story of how Victor used the social networks, no? Yes. There is a discussion. Do you think he must change his way to use that, or don't worry, he can do what he wants? I think that Victor is a young man. He's basically expressing himself through the way he's using social media, and I think that It's natural. He's trying to express the funny side of him. Victor is a very funny boy. He likes comedy, and that is what you see him do with his social media account. I think that he should continue, because what he does is to engage his fans, to engage his followers, to communicate with his fans through his very funny social media posts. And I think that it's becoming interesting. People are enjoying it all over the world. People are actually talking to me about it, and they want him to continue. So if you love the fans, I think that it's good to do what the fans enjoy. And the fans enjoy what Victor is doing. We enjoy it. I think that it should continue. But, you know, find a way to balance it, you know, not do too much. But I think that it's a very interesting thing he's doing on social media. Perfect. He's showing another side of him that a lot of people did not know about. In pratica di non rompete le scatole, è un ragazzo, quindi sì. Ma dice, è un ragazzo molto giovane che usa i social network per esprimersi, tra l'altro lui è un ragazzo molto divertente, funny boy, quindi lui è chiaro che con i social trasmette anche questo suo essere un ragazzo molto divertente. Dice, non è vero che i tifosi non piacciono, i tifosi amano questo suo essere divertente, questo suo far commedia, partecipano, e lui, poiché ha piacere che i tifosi interagiscano, continuerà in questo modo. Magari forse deve trovare un equilibrio per non sfociare nel troppo, esatto. Ma credo che fa bene a utilizzare i social così. Io sono d'accordissimo con Oma, è un ragazzo di 22 anni, io farei anche peggio. Per chiudere vorrei chiedere a Oma se Victor crede che il Napoli possa diventare campione d'Italia. Oma, but does Victor believe that Napoli can become Italian champions? Of course. He believes absolutely what decision? In the club. He believes absolutely in the future of the club. He believes that the club can win the Italian Scudetto. He believes the club can win the UEFA Europa Cup. And he believes that the club can win the Italian Cup. Victor is showing all of that. Triplete. The way he performs on the pitch. And I believe that we can all see that he absolutely believes in the blue color of Napoli Football Club. Beh, sì, allora lui ci crede assolutamente crede che il Napoli possa vincere il campionato, ma ti dirò di più, credo che il Napoli possa vincere l'Europa League e anche la Coppa Italia. Victor è proprio intenzionato a scrivere il suo nome nella storia del Napoli, e sa che questo passa per questi trofei. Bene, allora lo salutiamo, lo ringraziamo. Thank you to stay with us today. Thank Oma, you. Bye bye. Thank you so much.
Grazie a te. Ciao Oma, grazie, grazie, buona giornata. Devo dire la verità, tutto il, diciamo, il clan, no, lo definiamo così, l'entourage di Osimhen è composto da persone per bene e divertenti, perché anche Osimhen la mano, capito? Vecchi tempi, insomma. Cioè, old style, anche lo stesso Osito Okolo, una persona per bene eccezionale, proprio un manager al 100%, educato, rispettoso e disponibile. Quindi noi abbiamo tanto da imparare da loro, ma proprio tanto, per cui. Allora, facciamo così, prima di fermarci sentiamo anche qualche messaggio vocale, due per la precisione, e poi andiamo in pubblicità. Ecco il primo, vai. Buongiorno Andrea, buongiorno Raffaele. Raffaele, non scherziamo, lo stadio senza gli ultras non è stadio. Gli ultras sono la parte essenziale del tifo, sono una componente essenziale, e veramente al Napoli stanno mancando tanto. Chi vuole andare in curva si mettesse ai lati, al centro ci sono gli ultras oppure vanno nei distinti, e non facciamo tutte sempre polemiche. Io, ciao Gianni, comunque è una soluzione condivisa, perché ne manco giusto che poi uno si deve mettere ai lati, se vuole stare in mezzo fa pure lui l'ultras e tifa come fanno gli altri ragazzi. Io, voi lo sapete, io combatto sempre i luoghi comuni, quando in tanti, senza conoscere la nostra realtà, dicono Napoli, quindi uguale spazzatura, camorra, delinquenti, sfaticati. No, perché la stragrande maggioranza dei napoletani non è così, quindi io mi batto. Idem per quanto riguarda gli ultras, fare gli Uterbum Fascio è sbagliato. Magari ci sarà qualcuno all'interno degli ultras che si comporta male, chi dice di no? E quelli vanno puniti, ma tutti gli altri, e sono tantissimi, si comportano in maniera educata e vanno allo stadio per tifare per la propria squadra, e questo vale per tutti gli ultras d'Italia, quindi senza fare distinzione di colore. Fermiamoci, dai, così andiamo in Fermiamoci, poi torniamo a dare spazio a voi allo 081 636 363. A tra poco. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Torniamo a sentire i nostri amici radioascoltatori che in tanti ci contattano quotidianamente, Andrea. Sì, 081 636 363, il numero a cui ci chiamate ogni giorno per intervenire in trasmissione. E poi ci sono i WhatsApp che ci arrivano al 339 666 9990. Allora sentite che cosa scrive Luca da Portici. Domenica andrò con mia figlia di 12 anni e mio figlio di 19. Non solo abbiamo file diverse, quindi staremo lontani, ma anche varchi diversi. Io devo entrare mezz'ora prima e i miei figli 90 minuti prima. È assurdo. Prima ed ultima partita che andrò a vedere allo stadio. Poi vi chiedete perché lo stadio non è pieno. Ma con tutte queste restrizioni, che secondo me esistono solo qua, siamo proprio noi a Napoli, facciamo uno o facciamo 90. Quindi o siamo i più ligi al dovere, gli zelanti del pianeta, oppure siamo quelli che se ne fottono delle regole. In questo caso siamo gli zelanti del pianeta. Secondo me non esiste stadio al mondo dove accade quello che succede a Napoli con i tifosi. Proprio è come se dicessero: tu sei tifoso? No, non ti vogliamo, te ne devi tornare a casa. Io non, spero che non sia così, però la sensazione che si dà è proprio questa, ed è sbagliata. Che vuole questo amico qua? Allora, come fai finta di niente? Leggilo. Ma chi è? Buongiorno Aurema, come mai domenica nessuna trasmissione ha fatto vedere il fallo di Anguissa, che era il secondo giallo, invece ha ammonito Mario Rui? Ci sono le immagini che Simi lo dice, Mario Rui gli dice che sta... Vabbè, non lo so, ma tu hai capito qualcosa? Non è mai il secondo giallo di Anguissa quello. Vabbè. Sì, mi ricordo perfettamente sì. L'azione ed è fallo di Mario Rui, tutta la vita. Esatto. Anguissa per niente si scansa a un certo punto per evitare di fare il secondo fallo, il secondo giallo, certo. E Mario Rui commette il fallo. Questo signore qui che vede mezza cosa si sente arbitro e quindi deve decidere lui cosa, quale cartellino estrarre nei confronti di chi. Messaggio vocale, sentiamone qualcuno. Buongiorno Raffaele, buongiorno Andrea. Ciao. Raffaele e Andrea,
Volevo dire una cosa, cioè De Laurentiis questo a gennaio dovrebbe rischiare, perché secondo me potrebbe essere questo l'anno buono e difficilmente potrebbero essere auspicabili altri scudetti nei prossimi anni. Se invece investiamo, diamo il colpo a queste società che hanno debiti, perché questo è il momento che il Napoli è più solido a livello finanziario. Certo, trovare una Juve così mal ridotta non è che ti capiterà tutti gli anni, quindi diciamo che sarebbe proprio l'ideale quest'anno provare ad andare fino in fondo. Al telefono c'è Felice, buongiorno Felice. Da Montefalcione, da Montefalcione, sempre lì. Azzurro, azzurri, siamo i migliori. Ecco qua, siamo i migliori. Andrea, Raffaele, dai. Come si fa a non essere d'accordo con te su tutta la linea? Hai detto si cose meravigliose. Non essere d'accordo, mica ho no, indubbiamente, ma che è democrazia, ne parliamo anche io, abbiamo detto no. Però le cose che tu dici è con cucchiaino. Anche mio nipote di 7 anni che ti fa Juve, poveretto, Felice come me si chiama, sì. Lo capisce. Questi non vogliono che va. Ma però un po' che cresce deve andare a azzurra azzurra anche lui, Ho qua. Capito. Perché mio figlio purtroppo a Torino ha giocato con la Sport Juventus. 30 anni sono stato lì e quindi è juventino. Quello si dice la febbre però, di crescenza. Lui sta avendo questa febbre di crescenza che poi gli no, passerà. Però pian pianino me lo sto portando. Bene, lo stai curando. Pian pianino. Salutaci quando... tutta Montefalcione, Felice. Bravo, ciao. Ciao. Ma auguri, quanti abitanti ciao. Ci sta? Quanti abitanti sono Montefalcione? Fa 3.800. 3.800, tutti e 3.800 mi devi salutare, tutti. Pochi guanda. Sono al telefono, sono anche loro che ti sentono, eh. Grazie. Tutti azzurri. Ciao. Tutti azzurri. Ciao. Salutiamo. Ma purtroppo no, purtroppo no. Diciamo che i migliori sono azzurri. I dai. Migliori azzurri, certo. Ciao. Ciao Felice. Sentiamo un altro messaggio. Buongiorno Andrea, buongiorno Raffaele da Lello da Quarto. Ciao Lello. Io ho vissuto gli anni degli ultras degli anni 70, 80 il ragazzo e inizio della 90 e comunque ricordo che nell'anno della scudetto pure che eravamo 80.000 allo stadio, gli ultras hanno vinto per anni il fair play del tifo in Italia, se ti ricordi bene, perché certo, c'eri anche tu. È bello. Forza Napoli e avanti Napoli, diamo spazio agli ultras per bene. Ciao. Certo. Oggi è 3 novembre, Andrea, sai che ricorrenza è il 3 novembre? Lo so che non è facile così. No. L'1-0 del Napoli sulla Juve con gol di Maradona sotto una tempesta come c'è oggi, quindi di simile c'è soltanto questo. Vabbè. Te lo ricordi il gol di Maradona? Con gol di è andato un attimo via il segnale, non ho capito, con gol di 1-0 con gol di Maradona su calcio di punizione, quel gol lì, era il 3-9. Bello. Molto bello, infatti. Luigi al telefono, buongiorno. Buongiorno, Aurima, buongiorno. Ti posso dare il tuo? Devi. Ti chiamavo in merito ai posti allo stadio. Mm. Allora, io mi capita di andare con la famiglia al cinema. Mi segui? Non è la stessa cosa, Luigi. No, vado un pochino prima, mi vado a fare i biglietti, la signorina mi mostra lo schema dei posti e io me li scelgo. Ok. La domanda è, nel 2021, quasi 22, non riusciamo ad dare a un ufficio specifico la possibilità di far scegliere i posti allo stadio all'utente finale? Spiegatemelo. Sarebbe il caso, certo, sarebbe molto meglio se si riuscisse a fare questo. Certo. Aggiungo, scusami se mi permette, prego. Poi stacco, ti chiudo perché la tua trasmissione è stupenda, non voglio togliere tempo agli altri. Allora, i gruppi organizzati delegano un cristiano con le carte d'identità e codice fiscale il giorno prima con precedenza ai gruppi e ti vanno a scegliere il posto in curva dove ti pare. Esattamente. Sarebbe una soluzione già questa. Ho dato una soluzione o ho dato un problema? Guarda, di soluzioni ce ne sarebbero tante, anche la standing zone. Anche la standing zone potrebbe essere una soluzione, come c'è in altri stadi. Cioè ci sarà un ingegnere, un geometra che riesce a fare la planimetria dei posti dello stadio, no? Poi mi chiedo una cosa, quando finirà tutto sto bordello della pandemia e si tornerà tutti allo stadio, sarà la stessa cosa, pure andremo a verificare se uno c'è il posto 14 invece del posto, non lo so, è una cosa che vorrei capire,
se c'è la regola del posto, io penso che rimarrà vita. E non c'è la regola del posto, poi è un altro discorso. Vabbè, questo andiamo sulle regole. Grazie Luigi, buona giornata. Ti ringrazio e intanto una buona giornata. Grazie. Qual è la notizia? Che arriva da Castelvolturno, il Napoli ha reso noto che Insigne e Fabian Ruiz non partiranno per Varsavia. Anche Osimhen, immagino, se anche ancora Malqui e Manolas, ovviamente. Manolas anche oggi solo piscina, quindi io non so, non penso che lo vedremo col Verona, onestamente, perché ma volesse fare la batteria diversi. Dei 100 metri d'orso Manolas, che sta sempre in piscina. Non lo so, vuole andare alle Olimpiadi, cambia sport, sta sempre in piscina. Andiamo nel dettaglio su Fabiano e Insigne, però sono due novità, se vogliamo. Personalizzato in campo per un leggero affaticamento all'adduttore sinistro per lo spagnolo, quindi affaticamento all'adduttore sinistro. Insigne ha svolto il lavoro personalizzato per completare la tabella di recupero in seguito al vecchio affaticamento, quindi nulla di nuovo per Insigne, un riposo precauzionale, diciamo. Ma mi sembra ovvio che questi calciatori non te li porti proprio a Varsavia, giochi con altri, perché bene faranno ugualmente. Messaggio vocale. E non ho capito, Raffaele, secondo te questo sarebbe un ragionamento? Cioè, noi dobbiamo perorare l'illegalità. Se si vuole far ritornare gli ultra allo stadio, si trova una soluzione di una fan zone, ma nella legalità. Che vuol dire? Che vuoi spingere l'illegalità? Dobbiamo assomigliare agli altri per l'illegalità? E che ragionamento fai, mamma mia? Cioè, ma come si può essere così che non si capisce quello che io dico? Io adesso ho finito di dire la fan zone, oppure scegliere i posti come ci ha dato la soluzione Luigi. Se esce lui, come si fa a fare sto ragionamento? Innanzitutto è il mio ragionamento e lo devi rispettare. Il tuo sarà meglio, non credo, dillo e fai pure tu la tua parte. Come si fa a fare sto ragionamento? Poi dici che certi napoletani è meglio che non siano napoletani. Vabbè, ancora un messaggio e poi andiamo di nuovo in pubblicità, forse abbiamo anche degli ospiti dopo. Eccolo qua, sentiamo. Buongiorno, mi chiamo Cesare. Buongiorno Cesare. Appena posto vi seguo, sono in auto, quindi ho sentito che hai letto un messaggio di una signora che portava i figli, una figlia minorenne e un diciottenne allo stadio. Avrebbe dovuto vedere la partita e dovrà vedere la partita in posti diversi, in maniera separata. Esatto. Qual è il motivo? Questa è la notizia, però si potrebbe approfondire da che cosa scaturisce, da quale ente burocratico è partita questa decisione infausta. Guarda, è il Napoli che dice: allora i posti da tot a tot devono entrare a quest'ora qui e altri posti devono entrare in un altro orario, che sempre riguarda sempre le restrizioni dovute al Covid. Però è chiaro che se fai così diventa innaturale che un papà possa entrare allo stadio senza accompagnare il figlio minorenne. Perciò dico, cerchiamo di trovare una soluzione. Ognuno deve proporre qualcosa e se qualcuno proporre qualcosa che non va, rispettate quello che dice, altrimenti siete degli ignoranti che non sapete raccontare le cose e volete solo demolire quelle degli altri. Bravo, usciamo fuori. Ci sono tanti amici che hanno dato delle soluzioni, quella di dare la possibilità di prendersi il posto come al cinema comprandoselo è una soluzione anche questa. Così che può darsi che quelli degli ultras hanno la possibilità di comprarsi tutti i posti vicini e si vanno a vedere la partita. Cioè, la soluzione la dobbiamo trovare, perché così non va bene. Così non va bene. Altrove c'è l'illegalità, però vedo che questa illegalità non viene punita e funziona per spingere la squadra verso la vittoria. Ho capito, ma la dobbiamo trovare questa soluzione o no? Perché se no si torna di nuovo all'illegalità. Vedrete che dopo si tornerà nuovamente all'illegalità. Ora è il momento di trovare una soluzione, ma non con queste restrizioni che sono assurde e vessatorie. Mo si può trovare la soluzione, non domani. Fermiamoci, dai, abbiamo... Fermiamoci e poi torniamo in diretta tra poco. Matte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo.
con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Che dici, vogliamo andare a Varsavia, Andrea? Che dici? Sì, sì, abbiamo già il collegamento. Biglietto. Abbiamo il biglietto. Non ancora. Ah. Non ancora. No, io non ci andrei sinceramente a Varsavia adesso, perché non mi va di partire. Meglio che ci andiamo telefonicamente, perché avremo anche un amico che potrà raccontarci anche del momento di questa Legia che in grandissima difficoltà ha cambiato l'allenatore, credo la settimana scorsa, non più tardi. Adesso è Marek Golebieski, che ha 41 anni e ha sostituito l'allenatore che poi era in panchina quando il Napoli ha vinto per 3-0. Mihajlovic. Sì, è un nome impronunciabile. Comunque, la Legia Varsavia oggi è terz'ultima in classifica a quota 9 punti dopo 16 partite, zona retrocessione. Parliamo di una squadra che può essere equiparata all'Inter, alla Juve, al Milan, cioè una delle grandi della Polonia. 11 partite, 3 vittorie, nessun pareggio, 8 sconfitte, quindi diciamo che è un rendimento molto molto deficitario da parte della Legia. Intanto e continuano ovviamente ad arrivare messaggi relativamente alla questione stadio. Sentiamo qualche altro. Buongiorno Raffaele, ho lavorato per l'Ottomatica per tanti anni e ho fatto tanti biglietti per il Napoli. Basta chiedere all'operatore di avere i posti vicini e fare i biglietti allo stesso momento, quindi diciamo che è una negligenza dell'acquirente quella di quando si hanno posti in settori separati. Ma io spero che sia così, mi sembra strano che tutti gli acquirenti siano così negligenti. Però hai lavorato in un'epoca normale, esatto. Adesso è tutto devi diverso. Capire adesso come funziona con la capienza limitata e queste cose così, anche questo. Perciò dico, torniamo al 100% e troviamo una soluzione, perché va trovata la soluzione. Io sono convinto che se tu permetti di scegliersi il posto, tanti tifosi della curva, quei posti dove ci sono gli ultras, li lascerebbero agli ultras. Poi qualcuno non lo lascia e sta in mezzo agli ultras e tifa con loro, per carità, chi discute questa cosa qui? Però quella zona lì è una zona dedicata ai gruppi organizzati in tutte le città d'Italia, ma invece facciamo i moralisti che a Napoli dobbiamo essere quelli corretti. Poi vai, apri il telegiornale stamattina, altri 4.000 persone che prendevano il reddito di cittadinanza senza averne i requisiti. Dai, ma poi facciamo i moralisti allo stadio e ci andiamo a prendere il reddito di cittadinanza che non ci spetta. Ma per favore, dai, siamo seri. Ciao Raffaele, sono Giuseppe. Ma ci sta la fine, dopo il biglietto, nome, cognome e basta. Tanto se c'è l'illegalità, le telecamere dovranno appigliare fine a casa, perché so che l'altro riconosce pure se ti non passa montagna in capo. Io me ne vendo distinto perché mi piace pure il curvo, lo spettacolo del curvo, non sulla partita. Quindi dai, ci posso stare un numero, sai, ci ho sistemato la tribuna, che paghi un po' di più, è la comodità. Però in del curvo si può pure evitare, perché poi mi calcola pure che è un prezzo popolare. Cioè, un padre e un figlio, hanno 10 anni, ma un padre capita a sud, un figlio a nord, ma come fa che si ha di aprire la partita allo stadio? Non ci vanno più i genitori e i figli così, non ci vanno più allo stadio. Poi dite, lo stadio deve essere le famiglie, mi fa piacere. Voi separate i padri dai figli minorenni, vai, questo è lo stadio per le famiglie. Ma dai, ma siate seri, cercate le soluzioni, non complicate la vita alla gente che già deve spendere dei soldi per venire allo stadio. Altrimenti dite, i tifosi allo stadio non li vogliamo, basta, vogliamo solo un gruppo, una oligarchia all'interno dello stadio Maradona, gli altri stessero accanto, basta dirlo, poi sono scelte e alla fine uno deve prendersi pure le responsabilità delle scelte. Abbiamo al telefono Enzo, eccolo qua. Ciao Raffaele, buongiorno. Buongiorno. Ciao, allora, io per motivi personali, ecco, questi qua economici, con mio figlio allo stadio spesso evito, però diciamo qualche volta non riesco ad accontentare. Però io l'ultima partita che ho visto con Legia in Europa League, dove ho fatto i biglietti, mi hanno dato dei posti. Come mai? No, non abbiamo capito bene, perché è andato via un attimo la tua allora, voce. Mi senti adesso? Sì, mi senti? Vai. Allora, ho detto così, per motivi economici spesso non vado allo stadio con mio figlio perché ci vuole una botta, sì. Ma è un problema mio questo. E questo l'abbiamo capito. L'ultima volta che sono stato allo stadio con Legia, sì. In Europa League, sì. Però dove ho fatto i biglietti, io ho chiesto all'operatore se praticamente c'è la possibilità di non allontanarmi da mio, sì, figlio,
E lui mi ha scelto lui i posti, mi ha messo i posti a fianco a mio figlio. Che settore? E curva B superiore. Questo è. Stavo praticamente proprio dove si mettono solitamente i gruppi organizzati, sì. Non è che mi ha messo a destra. Ma non ci sono gruppi organizzati, quindi è normale che adesso quel territorio. Quindi si può scegliere il posto quando si va a fare se il biglietto. Se tu dici che l'hai fatto, si può scegliere, poi allora non capisco allora, gli altri. Bravissimo. Bravissimo, stiamo facendo una guerra a perdere a loro. Se è come dici tu, allora è così. E gli altri perché non fate come ha fatto Enzo? Organizzatevi. No, ma ho detto, senti, non mi allontanare da mio figlio, perché per vari motivi. Allora ho detto, non ti preoccupare, ti ho messo due posti vicino. Perfetto. Quindi allora, penso si può fare, si scegliere. Se si può fare, fatelo, altrimenti create soltanto confusione inutilmente. Bravissimo. Grazie. Ciao, buona giornata a te. Sempre messaggio vocale. Fele, Andrea, buongiorno. Buongiorno. Io vado con quattro amici e lo facciamo sull'East Ticket e scegliamo noi il posto. Quindi quel signore lo può fare tranquillamente, scegliere il posto, vede dove stanno tre posti uno vicino all'altro e lo può fare tranquillamente senza problemi. Ma scusate, ma se queste testimonianze aumentano, ma mi spiegate perché un papà non si sceglie il posto vicino con il figlio di 12 anni? Cioè, io vorrei sapere perché quel papà non ha preso il posto a suo figlio vicino a lui. Ci sarà stata una ragione? È stato impossibilitato? Glielo hanno negato? Per favore, rispondetemi, perché è importante questa questione. Se si può fare, fatelo! Senza poi lamentarvi se vostro figlio minorenne sta lontano da voi. Cari signori, io domenica sono stato a Roma-Milan e ho fatto due biglietti io e mio figlio, stesso posto vicino. Nessuna negligenza, bambino. Bisogna agire di conseguenza, dire voglio il posto vicino al mio amico, al mio figlio, al mio fratello. Giusto. Però non è giusto che io non posso mettermi vicino agli ultras perché mi picchiano a Napoli. Se ti picchiano devi denunciare, e fanno bene poi a condannare queste persone. La sopraffazione non deve essere di casa allo stadio dove la gente va con le famiglie per divertirsi. Buongiorno, vabbè Raffè, ma qua stiamo delirando. Il problema è che servono 300-400 posti allo stesso momento per un gruppo organizzato in quel settore dello stadio, perché è saputo, è folcloristica la cosa, lo si sa che al centro del campo e in determinati altri numeri del campo ci sono quei 200-300 posti che tra virgolette sono degli ultras, ma non è che sono del loro per diritto particolare, perché loro vanno sempre allo stadio, sostengono sempre la squadra e non è che vengono molto ogni tanto. Quindi secondo me ci vuole anche un poco di testa a darglieli quei posti lì. Buon senso, io quando andavo allo stadio in curva non esisteva il posto assegnato, c'erano i gradoni, io andavo in curva B e mi divertivo a mettermi o in alto o laterale per vedere come ti favano gli ultras all'interno. Non è che pretendevo di stare là in mezzo, ci vuole anche un po' di buon senso, perché poi le pretese, ma tanto in curva la partita si vede benissimo, o al centro o lateralmente, è la curva, quindi non è che cambia chissà che messaggio. Ragazzi, buongiorno, secondo me il signore che non ha messo il bambino vicino, seduto vicino a lui, non ha saputo acquistare il biglietto. Probabile. O non l'ha riferito all'inizio, oppure l'ha comprato online e non l'ha saputo fare, perché allo stadio i figli minori stanno vicino ai genitori, perché non si può mai sapere quello che può succedere. Buona giornata e forza Napoli. Andrea, mi sembrava un'aberrazione che io mio figlio non lo posso tenere vicino a me, minorenne, dai. Quindi però sai a volte che succede spesso a Napoli, che facciamo? Sbagliamo le cose che dobbiamo fare bene e poi dopo ce la prendiamo perché una volta commesso l'errore magari avevamo due biglietti lati opposti dello stadio e io mi arrabbio perché non mi permettono di farmi stare vicino a mio figlio, che magari può anche essere un discorso condivisibile, certo. Ma che non significa che non si può fare il biglietto e tenerselo vicino. Allora Andrea, la radio serve anche per questo, perché mette insieme sia le idee, sia le opinioni, ma anche i fatti. I fatti sono che chi vuole comprare il biglietto con suo figlio vicino lo può fare, lo sceglie. Il signor Luca da Portici, che ha scritto nuovamente dopo averci dato un'informazione parziale, perché lui ha detto domenica andrò con mia figlia di 12 anni, mio figlio 19, file diverse, staremo lontani, varchi diversi.
preassurdo, è assurdo, ha scritto. Poi dopo ha scritto: quando ho fatto i biglietti lo davo per scontato, dopo stampati ho controllato ed era troppo tardi, mi ha detto che non potevo cambiarli. Quindi è stata superficialità da ambo le parti. No, Luca, la superficialità è stata solo la tua, perché tu, proprio perché hai un figlio minorenne, lo devi chiedere pure se non è possibile. Oh, io vengo allo stadio, c'ho mio figlio di 12 anni, deve stare seduto vicino a me, lo dovevi chiedere. Quindi non creare il caso quando non c'è. Ormai è chiaro, se uno vuole comprarsi i biglietti posti vicini lo può fare, quindi non ci rompete più le scatole che dite mio figlio sta a ovest, io sto a est. Comprate i biglietti con i posti vicino, perché le persone che lo hanno fatto ce lo stanno testimoniando, testimoniando. Ancora due messaggi e ce ne andiamo. Buongiorno. Comunque io sono stato allo stadio in Napoli-Bologna e non mi sono seduto ai posti miei che diciamo stavano scritti sul biglietto. Settore? Ho scelto i posti lì dove volevo sedere. Settore? Quindi forza ai gruppi organizzati, portiamoli tutti allo stadio. E poi non è vero che se ci mettiamo vicino agli ultras ci picchiano, anzi dobbiamo incoraggiarli a venire. E poi ci mettiamo vicino, nessuno ti dice niente, perché se tifi nessuno ti dice niente. Forza Napoli sempre. Esatto, anche questo è un aspetto, perché poi dobbiamo pure capire uno come si rivolge a chi ti chiede una cosa. Se ti rivolgi male probabilmente avrai una reazione sbagliata anche dall'altra parte, ma pari a quella che hai avuto tu per questa ragione. Allora, che scrive questo amico Raffaele? Non ti si può proprio guardare imbavagliato, ma tra l'altro sei da solo, sarai sicuramente inoculato il siero due volte, ma di cosa hai paura? Amico mio, io ho paura di infettare gli altri, ma che devo avere paura? Questa mascherina è la chirurgica ed è protettiva per gli altri, non per me stesso. Ma dico, ma volete dire le cose in maniera sensata? Ma di che devo avere paura? Io non voglio infettare gli altri. Tanto è una prescrizione che vale nei luoghi chiusi. Nei luoghi chiusi bisogna indossare questa, se sei in un luogo che non è casa tua. Questa è come se fosse casa mia, ma ci sono tante altre persone che la frequentano e quindi per questa ragione io tengo la mascherina. E noi ce ne andiamo, caro Andrea. Sì, io saluto brevemente perché non so se mi sentite, la connessione fa un po' le... Sì. Sì, i capricci con la tempesta. Ci ritroviamo alle 19, ascolteremo la conferenza di Spalletti, abbiamo anche un ospite a sorpresa in chiave Ciuchi Lozano. Bravo. Quindi appuntamento con il nostro tiro al bersaglio stasera. Ci sentiamo più tardi, intanto però restate dove siete, sintonizzati dove siete, perché ora lo spazio è tutto di Gianluca Gifuni con Marte Sport Live. Noi ci sentiamo stasera alle 19, ciao. Marte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete.